Ciao ragazzi, oggi recensiremo un prodotto decisamente utile. Si tratta del Turbocharger 5000 di ProPort che abbiamo deciso di regalare a seguito di un sorteggio per celebrare il primo anno di vita di Android Geek. Il prodotto non è altro che una batteria portatile in grado di ricaricare tantissimi dispositivi, tra i quali smartphone Android, iPhone, iPad, iPod, fotocamere e videocamere digitali, GPS e tutti quei dispositivi che prevedono una ricarica della propria batteria attraverso cavo USB. La cosa utile di questo prodotto è che potremo ricaricare il nostro smartphone Android anche mentre siamo in giro, addirittura all'aria aperta o siamo all'interno di un treno, un autobus o comunque luoghi dove non sono presenti prese elettriche per poter ricaricare in maniera standard il nostro smartphone. Vediamo cosa c'è all'interno della confezione. Di fatto questa è la batteria da 5000 mAh, è molto piccola, leggera, riveste di uno strato gommato, molto piacevole anche al tatto, ma assolutamente non è ingombrante, quindi molto comodo da portare con sé. È molto semplice, vediamo le due porte standard USB, una low e una high. Quella low è dedicata alla ricarica di dispositivi a basso consumo, quella high invece dedicata a quei dispositivi che hanno bisogno di maggior potenza, quindi ad esempio i tablet, quali l'iPad. Al centro abbiamo invece un ingresso mini USB per poter ricaricare la batteria portatile stessa. 5000 mAh significa che se prendiamo ad esempio il T-Mobile G2, che è una batteria da 1300 mAh, possiamo ricaricare il G2 circa 4 volte, quindi molto performante. Guardiamo cosa c'è nel sacchetto, che può essere ovviamente utilizzato anche per portarsi dietro, diciamo, la batteria. Troviamo tantissimi adattatori proprio per poter ricaricare tantissimi tipi di dispositivi, tra cui dispositivi Nokia, Sony Ericsson, Apple, oppure proprio dispositivi che si ricaricano attraverso, diciamo, cavi standard, quali mini USB o micro USB. Guardiamo un pochino nel dettaglio la batteria, poi vediamo che c'è anche un pulsante che acceso permette appunto di ricaricare il dispositivo, però possiamo anche spegnerlo. Abbiamo tre LED che ci fanno capire che la batteria in questo momento è totalmente carica, quindi al 100%. Abbiamo tre livelli di batteria. Facciamo subito, diciamo, la prova. Noi possiamo innanzitutto ricaricare la batteria collegando, diciamo, questo piccolo cavetto, e quindi collegando il cavo standard USB ad un computer, un PC portatile o comunque dispositivi in grado di ricaricare dispositivi esterni. Dopodiché possiamo appunto prendere il nostro smartphone, collegare il nostro smartphone con il nostro classico cavo, ad esempio quello micro USB, e quindi inserire il cavo standard nel Turbocharger 5000. Accendiamo la batteria di 5000 mAh e vediamo come il dispositivo è in carica. Stato batteria in carica, quindi molto molto utile. Quindi in definitiva il Turbocharger 5000 è un prodotto che consigliamo caldamente a chi viaggia spesso o anche a chi fa fatica, diciamo, ad arrivare a fine giornata, quindi chi fatica con l'autonomia del proprio smartphone o tablet. Il costo è di circa 51 euro, ma se siete interessati attraverso dei codici promozionali che trovate sul nostro blog potrete godere di uno sconto. Quindi
Io vi saluto, vi ricordo che questo dispositivo sarà, questa batteria sarà messa in palio in un sorteggio, quindi se siete interessati partecipate, diciamo, al sorteggio e auguratevi buona fortuna. E con questo è tutto, rimando al blog andrewd.it, un saluto da Matteo, ciao!